I 5 Stelle rifiutano i paletti DEM. Di Maio resta l'unico premier. Sono due condizioni irricevibili, per Luigi Di Maio, quelle poste da Matteo Renzi per aprire un dialogo con il Movimento 5 Stelle. Il leader pentastellato avrebbe dovuto rinunciare alle sue aspirazioni da premier e garantire che il Jobs Act non sarebbe stato toccato. Se questi sono i paletti che il PD approverà in direzione la prossima settimana, possiamo chiudere il forno già da subito, avvertono i fedelissimi del capo. Curioso, però, che nelle parole dei vertici pentastellati i due nei alle richieste dell'ex segretario PD assumano sfumature diverse. Impossibile pensare a Di Maio lontano da Palazzo Chigi, che qui viene scavata la trincea più profonda, ma la richiesta di non intervenire sulla riforma del lavoro è solo prematura e provocatoria. Perché, spiegano, se il dialogo si aprirà, sarà per parlare di temi, e quindi non si possono togliere dal tavolo anticipatamente dei punti della trattativa. Su questo, poi, Di Maio avrebbe ottenuto alcune rassicurazioni anche dal segretario reggente del PD Maurizio Martina, con cui si è sentito al telefono all'inizio della settimana, prima dell'incarico di esplorazione portato avanti dal presidente della Camera Roberto Fico. In cambio di tempo una settimana, Martina avrebbe offerto una discussione aperta in direzione, senza preclusioni. Difficile dare garanzie, però, sul risultato del dibattito interno. E cioè se, alla fine, dovessero venire approvati o meno i paletti che ha in mente Renzi. In questo caso, neanche i più devoti uomini del movimento crederebbero più nella realizzazione del miracolo di governo con il PD. Sono in corso a Roma delle trattative, dice dal Friuli il deputato di peso dell'M5S Emilio Carelli, stiamo aspettando fiduciosi la risposta per un dialogo che ci porti a firmare un contratto con il gruppo parlamentare che troverà dei punti di contatto con noi. In questo momento è aperto il dialogo con il PD, tra una settimana sapremo la risposta. Segno che la porta alla Lega è chiusa, ma solo momentaneamente. Perché dopo la direzione del PD il panorama nel centrodestra potrebbe cambiare, e allora la linea telefonica tra Di Maio e Matteo Salvini potrebbe tornare rovente. Più di qualcuno, all'interno del movimento, non riesce a dare sfoggio dell'ottimismo e della fiducia di Di Maio nell'apertura del forno con il PD. Come il deputato e tesoriere del movimento, Sergio Battelli, Luigi è la nostra sola e unica garanzia che ogni punto del contratto alla tedesca verrà rispettato, e questa è la cosa più importante per noi. Ma mi sembra che siano più numerose le affinità con il programma della Lega. Una questione di armonia dei programmi e di rispetto del voto degli italiani, che hanno chiesto un governo del cambiamento che solo con Salvini credo sia possibile realizzare. In questo momento si sentono solo gli strepiti della base del movimento, in collera per l'ipotesi di un governo con il PD, mentre dall'altra parte della barricata si alzano le proteste dei parlamentari renziani, che non fanno passare giorno senza calare pubblicamente la cetta sulla possibilità di un accordo. L'opzione leghista, tra l'altro, sembrerebbe la preferita anche da parte di Beppe Grillo, che dal palco del Teatro Zenit, durante il suo spettacolo Insonnia, dice di non voler parlare di politica, ma punge il PD, non ne posso più di questa sinistra che annoia e mi annoia. E poi si rivolge a Berlusconi che ci manda a pulire i cessi, il badante della nipote di Mubarak che ci vede come nazisti. Siamo all'apoteosi della psichiatria. L'unico che non viene citato, nelle intemerate del padre fondatore del movimento, è proprio Salvini. E si sa che i miracoli più grandi sono quelli che si compiono nel silenzio.